Cari amici, sui sentieri del celebrare la fede, adoratori del Padre in spirito e verità, mi preme rivolgere un augurio pasquale a tutte le nostre comunità, le nostre famiglie, ai nostri emigranti, a coloro che ci seguono lontani dalle loro case e dalle loro famiglie. E risuonerà per tutti noi il saluto di Buona Pasqua e certamente queste parole, se salvaguardano quella formale e quella fondamentale bontà, devono trasformarsi in un atteggiamento che è non solo la bontà della Pasqua, ma la santità della Pasqua. Finché la Pasqua da buona non diventa anche santa, stiamo ancora limitati nel nostro piccolo orizzonte di tradizioni e di consuetudini. È chiaro che non si tratta solo di questioni verbali o lessicali. Una santa Pasqua è soprattutto un appello a intercettare la vocazione alta della vita cristiana. La Pasqua santa diventa soprattutto invita a entrare nel significato profondo della Pasqua, che etimologicamente significa salto, ma cristianamente significa ricerca, vigilanza, soprattutto volontà di rimuovere quei grossi macigni che si chiamano pregiudizi, chiusure, consuetudini, significa soprattutto eliminare quelle forme di valutazioni frettolose e generiche che chiudono le nostre comunità cristiane agli appelli di novità, di impegno e soprattutto di evangelizzazione che ci arrivano da Papa Francesco. Dire Buona Pasqua vuole significare soprattutto dire Santa Pasqua, risposta a questo anelito di impegno e a questo nuovo umanesimo che abbatte le frontiere, estingue le contese e soprattutto ci apre a questa prospettiva dell'incontro tra i popoli. La nostra Chiesa diocesana si sforza di celebrare la fede nei luoghi della sofferenza, negli ospedali, nelle carceri, tra le strade, tra le famiglie che hanno perso il lavoro e non ultimo la nostra diocesi celebra la fede nell'accoglienza di questi nostri fratelli immigrati che, lasciando le loro terre, le loro padri, sono alla ricerca di una qualità della vita più dignitosa e più consona alla persona umana. Allora l'augurio di una santa Pasqua che possa raggiungere tutte le nostre famiglie, ciascuno di noi, sia anche un progetto di risposta di vita alla santità, che è la vocazione alla quale tutti siamo stati chiamati. Auguri e una santa Pasqua.